Comunque, amici ascoltatori, ma a proposito, amici ascoltatori, voi dovete sapere che io prendo questi bimbi minchia che si lamentano, che vengono insultati da certi haters, come si dice su Facebook, anzi su YouTube. Haters! Sai cosa sono i haters? Sentiamo, chi? E che cosa sono per gli avvocati? Haters? Ma che avvocati, sì, di pre un haters, certo. Gli haters sono quelli che odiano i personaggi di YouTube, di Facebook, che non so che cazzo hanno sempre qualcosa da ridire. Questo bambino ha avuto 1 miliardo di insulti in un suo canale. Non so che cosa faceva su Davide Salvini, non so come si chiama. Quindi lavora con la Lega. Ma non è Salvini quel Salvini lì, è Savini. Perché? Cioè, è un napoletano. Quindi praticamente questo Davide Salvini dice: haters, avete rotto il cazzo. Sì, ma è haters di merda. Se non vi piacciono i miei video, che cazzo siete commentati a fare? Che cazzo volete da me? Che cazzo vi ho fatto io poi? Appunto. Che cazzo volete da me? Che cazzo volete? Sì, abbiamo capito. La merda! La merda infilatevela nella bocca. Ah, ok. No, non avevamo capito. Tutti pezzi ces. Mi avete proprio rotto. Rotto! Avete rotto il cazzo! Lo dico per l'ultima volta, ma bombash! Andatevene a fanculo, va! Andate a andate a criticare. Gira la ruota, di me. Andate a criticare lui. Io che non vi ho fatto un cazzo. Cazzo vi ho fatto. Un cazzo. Abbiamo capito. Cioè, non devi ripeterlo. Io posso solo sapere che cazzo vi ho fatto. Scusa. Se a me non piace un video. O. Ad esempio, a me non piace. Chi? Chi? A me non piace che si chiama? Sì. Rosa. Rosa? Non mi ricordo. Ma allora non dirlo. A me non piace non dirlo. Rosario Ce la fa. Muniz, però vado a criticarlo. Dopo 30 anni ha detto Rosario Muniz, quindi veramente il cazzo. No, le munizioni per sparare le ho. Ma basta! A me non piace la Sabre Gamer. Bella figlia, quella però. Non vado a criticare. Che cazzo mi ha fatto a lei? Che cazzo mi ha fatto? Ma è la stessa cosa da voi. Usate la testa, brutti porci. Porci schifosi. Ma cazzo. Porci schifosi siete. Ma perché? Andatevene a fanculo. Beccatevi questo. Beccatevi sto dito. Andatevene a fanculo. Ma perché? Avete rotto un cazzo. Oh, sì, ma questo sono io. Vi saluto, andate a criticare un'altra persona, non a scassare i coglioni come me. A scassare i coglioni da me. E avete rotto cazzo, capito? Avete rotto cazzo! Sì, avevo capito, cioè. Culo! Avete rotto il cazzo! Cioè, io scommetto che questa puntata, la nostra puntata, avrà 300.000 censure perché questo qua è continuato a dire avete rotto un cazzo. Quindi vi dico solo questo. Cazzo. Esatto. Cioè, e mentre quello lì gli diceva prendete la merda in bocca, questo qua ne diceva di cazzo, ne tirava fuori di cazzo dalla bocca. Ovvio. Vabbè, comunque, amici ascoltatori, ma perché devi essere... Io mi chiedo sempre da dove cazzo erano lì prese tutte cose. Ma te l'ho detto ieri, ho una parrucchiera che si chiama Chiara. Non me l'hai detto, scusa? Te l'ho detto settimana scorsa, ho detto che c'ho una parrucchiera che praticamente mi manda in onda queste robe, manda queste cose e dice... Allora, se tu mi invii, mi promette sempre le stesse cose, se tu mi invii... mi metti in onda queste robe, io te lo faccio ciupare. Allora basta, cioè, allora lo faccio. Io te lo faccio ciupare. Te lo faccio ciupare. La zinna me la fa ciupare. Mi fa ciupare la sua zinna. Simo, dimmi. Niente, sto zitto. Ecco, anzi, no, scusa. C'hai. Vabbè, Luca, andiamo avanti. Te dico io. Che amarezza. Fai pensare male alla gente, fai pensare.